Ritorniamo da Ignazio Arcoleo con questa famosa onda elastica difensiva, ce l'hanno chiesto e allora Ignazio, spieghiamola. Bene, andiamo ad estrapolare alcuni momenti della partita del Palermo contro il Genoa. Detto per inciso che nei primi minuti c'è stato molto studio sul piano tattico per quanto riguarda l'espressione del gioco, succedeva che in fase di possesso palla il Palermo, impossibilitato a impostare gioco fluido sul suo centrocampo per la pressione che gli attaccanti del Genoa e i centrocampisti del Genoa davano al nostro schieramento, succedeva che i lunghi lanci partivano, il Palermo giocava con lunghi lanci dalla difesa per scavalcare il centrocampo sotto pressione e anche i terzini che erano ben marcati. Ricordo a tutti che Mesto giocava sulla fascia destra contro Cassani e Palladino invece a sinistra era su Bovo. Quindi, non avendo possibilità di uscire con palla al piede con la difesa, succedeva che eravamo costretti a fare, il Palermo era costretto a fare lunghi lanci per la difesa avversaria. Io quello che insegno, e qui entra in ballo la didattica dell'onda elastica difensiva, che facevano bene i giocatori del Genoa, ma che io per questa sera voglio identificare nei giocatori della mia squadra. La mia difesa è composta da Valenti, Rizzo, Verace e Miranda a sinistra, e Livio è il nostro portiere. Livio D'Angelo è il nostro portiere. Per spiegare l'onda elastica difensiva si opera nella seguente maniera: nel momento in cui il calciatore avversario che va a calciare è distante dalla palla, la difesa esce simultaneamente per mettere in fuorigioco gli attaccanti avversari. Quindi i miei difensori, io chiamo i miei difensori all'uscita per mettere in fuorigioco i difensori, gli attaccanti avversari. Simultaneamente il mio portiere D'Angelo esce e si pone al limite dell'area di rigore. Che cosa si crea? Ancora il giocatore avversario non ha calciato palla. Quindi, come vedete, è un'onda che va avanti ed esce. In questo caso, sappiamo tutti la regola del fuorigioco che considera passivi gli attaccanti che si disinteressano della palla, mentre è in posizione attiva. Da quello che possiamo vedere, il trequartista avversario, che in questo caso si trova in posizione regolare e che potrebbe, prego i miei collaboratori, di fare uscire con una bacchetta tutta la difesa e con un'altra far entrare in gioco il trequartista. Allora, che succede? Che se nel lancio lungo la difesa esce, rimane ferma, il trequartista si trova tutto solo davanti al mio portiere. Allora, la regola vuole che alla fase dell'onda che esce, nel momento in cui si calcia, quest'onda difensiva, i miei difensori devono velocemente ritornare indietro per cercare di intercettare la palla prima che questa arrivi al trequartista che si inserisce. In questo caso si ha l'onda elastica difensiva perché si ha un flusso e riflusso dell'uscita e dell'entrata dei giocatori di difesa per impedire un facile inserimento in attacco. Ignazio, ieri Questa è il l'onda elastica Genoa difensiva. come l'applicava questa Il regola? Palermo l'ha applicato bene, diciamo, l'ha fallito nella prima occasione in cui l'ha fatto, perché Miccoli ha avuto spazio e tempo di operare una Veronica sul terzino esterno e quindi il primo lancio lungo di Kier, mi sembra, ha beccato veramente in maniera spazio e tempo perfetto Miccoli, che si è trovato tutto solo contro Scarpi. Lì Scarpi era già in uscita, Miccoli si è trovato questo portiere davanti come un ennesimo difensore ed è stato costretto al dribbling. Lì è stato bravissimo Scarpi, tutti danno la colpa al Miccoli perché ha sbagliato un gol facile, ma tutti si devono invece ricordare, come per esempio nel gol che ha fatto a San Siro contro l'Inter, che il portiere era in porta nel momento del lancio su Miccoli. Quindi il portiere in uscita, Miccoli sulla palla, è stato uno scherzetto scavalcarlo. Miccoli, ricordiamoci tutti che ha un piede vellutato che può mettere la palla dove vuole. Invece, trovandosi questo portiere sulla sua diagonale di tiro, Miccoli ha pensato bene di dribblarlo, non ricordandosi però che il portiere in tuffo con le mani si allunga di 5-6 metri e quindi ha neutralizzato la sua velocità e il suo tentativo di calciare la palla in porta. Quindi Scarpi è stato bravissimo a costringerlo al dribbling e poi di intercettarlo con le mani.